Ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo di shopping fatto con i saldi. Io generalmente quando ci sono i saldi mi dico: ma sì, Fede, non spenderai tanto perché compri solo quello che proprio ti serve. E poi puntualmente va a finire che spendo un sacco di soldi perché compro anche altre cose. Quest'anno mi ero preparata e dicevo a me stessa: vedrai che tu vorrai comprare soltanto quello che ti serve e va a finire che, come tutti gli anni, compri un sacco di altre cose. E invece no, mi sono dovuta ricredere. Quest'anno sono riuscita a comprare veramente solo quello che mi serviva proprio, senza nessuna cosina in più, senza nessun extra. Perché non ve lo so dire bene con esattezza, perché credo di essere rimasta un pochettino delusa da quello che i negozianti hanno esposto in vendita nelle prime settimane di saldi. O forse sono ancora soddisfatta dello shopping che avevo fatto a inizio stagione e per cui non ho trovato veramente niente di extra da aggiungere alle cose che dovevo comprare perché proprio mi servivano. Quindi ho speso meno, è andata bene, però in totale ho da farvi vedere uno, 2, 3, 4, soltanto 5 capi d'abbigliamento, di cui velocemente il primo è questo qua. È una felpina, è della Superdry ed è, non è un bianco in realtà, perché è un color burro in realtà. È fatto così con una fantasia zigzag che tende leggermente ad essere anche trasparente, infatti si vede perfettamente la maglietta bianca che ci ho messo sotto, vabbè. Poteva andare bene la taglia perché vedete che la cucitura arriva esattamente dove iniziano a scendere le spalle, quindi in quel senso andava bene la cucitura, però effettivamente di manica è un pochettino lunga, quindi io tenderei a girare verso l'interno il polsino. Questa è la prima cosa che ho comprato, non ricordo esattamente quanto l'ho pagata, all'incirca 18-22 euro, una cosa del genere, comprandola sul sito online della Superdry. Ripeto, non ricordo con esattezza il prezzo, quindi quello che vi sto dando prendetelo proprio come prezzo indicativo, prendetelo un po' con le pinze. Cercavo una felpa senza cappuccio. Iniziano a darmi fastidio le felpe con il cappuccio perché sento che mi tirano un po' indietro, mi sento il peso dietro, allora mi dà fastidio e ne cercavo appunto una proprio senza cappuccio. Questa mi è piaciuta perché mi piace la fantasia, mi piace l'idea di un colore chiaro e poi mi piaceva questo dettaglio della cerniera che c'è qui dietro. Come vedete, non copre tutta la lunghezza della felpa, ma arriva soltanto fino praticamente all'altezza delle scapole, una roba del genere. E mi piaceva come dettaglio. Poi è successo un piccolo incidente, perché questo, ma incidente magari è un parolone, però ve lo racconto. Questa mattina io ho tirato fuori questa felpa e avevo la percezione che stavo per indossare qualcosa di caldo, no? Di avvolgente. Ed era così, perché effettivamente è felpata dentro, quindi è calda, è avvolgente. L'unica cosa è che già non avevo considerato questa cerniera. Come mi ha toccato la pelle, ho avuto quel brivido di freddo, brivido felino, come cantava Adriano Celentano. Vabbè. Quindi, primo pezzo che vi faccio vedere comprato con i saldi, questa felpina, che è carinissima da mettere tranquillamente anche sopra i jeans in questo modo, ma io l'ho comprata perché qualche giorno prima avevo preso in un negozio che vende solo articoli sportivi un pantalone tuta, che adesso vi mostro, che è grigio. Allora, è della Carlsberg, questa è la marca, questa qua. Pantalone tuta normalissimo, tasche anteriori, polsino giù alla caviglia, larghezza gamba normale, quindi veramente senza infamia e senza lodi questo pantalone l'ho voluto comprare perché io ho già un pantalone tuta nero ed uno blu, ne volevo uno chiaro, ne volevo proprio uno grigio e quindi l'ho comprato. L'unica cosa è che è da poco che ce l'ho, veramente, l'ho messo soltanto una volta finora e mi sto ancora facendo un po' condizionare dal colore della scritta, cioè nella mia testa io dovrei abbinarlo a dei pezzi sopra di questo colore e ovviamente non ci riesco, no? Perché ovviamente non ci riesco. Allora ho detto: vabbè, intanto compro una felpina chiara, un colore chiaro che va bene. Poi ci ho messo un maglioncino blu, ci ho messo il maglioncino nero, però boh, non lo so. Ho la sensazione di essermi limitata un po'
comprando un pantalone con questo colore qua. Forse mi sono limitata un po', però sono sicura che man mano che lo uso poi lo vado a sdoganare un po' con tutti i colori, perché è pantalone di una tuta, ma quanti problemi mi devo fare? Concludo con un altro pezzo sempre in ambito sportivo. Volevo un paio di scarpe da ginnastica nere, invernali, perché le scarpe da ginnastica che ho ora io sono grigie e con sotto la tuta grigia non mi piace perché fanno proprio effetto gelataio. Io chiedo scusa per la luce che se ne sta andando, ma che faccio? Accendo la luce in camera, aspettate. Meglio? Boh, mi metto qui, aspettate, vi giro poco poco, mi vedete meglio? Ma insomma, vabbè. Vado velocemente perché la luce se ne sta andando. Sotto questo tipo di pantalone non potevo mettere le scarpe da ginnastica che uso generalmente perché sono grigie, quindi quasi dello stesso tono di grigio, tra l'altro, e faceva troppo effetto gelataio e quindi ho voluto comprare, aspettando i saldi ovviamente per pagare di meno, un paio di scarpe da ginnastica invernali nere e ho trovato queste che mi sono piaciute da subito, le ho prese su Zalando con un'ottima percentuale di sconto, mi pare al 30 o 35% di sconto, o forse il 50% di sconto, vabbè non mi ricordo, comunque sì, era un'ottima percentuale di sconto, quindi ero molto soddisfatta. Sono nere con le bande bianche e il triangolino dietro dove c'è il logo dell'Adidas è rosa. Questa è la, come si vedono dall'alto, sono veramente carine, a me piacciono molto. L'unico problema è che non sono invernali e quindi non le posso usare e quindi devono tornare nella scatola e bisogna aspettare primavera per metterle. E sono un po' tanto primaverili, cioè lì per lì ho detto vabbè, magari riesco a mettere lo stesso, metto un calzettone un po' pesante sotto, e invece no, perché qui è proprio un tessuto traforato, un tessuto traforato, quindi sono proprio leggere leggere, non posso usarle adesso, per cui è andato a finire che mi metto il pantalone tuta grigio con le scarpe grigie sotto e vado in giro come una gelataia. Vabbè, oh, è andata così. Ho sbagliato, però poi ho sbagliato fino a un certo punto, perché comunque la scarpa da ginnastica torna sempre utile e questa in primavera sarà una cosa nuova che ho, la userò in primavera. Ecco, basta abbigliamento sportivo, invece andiamo nel settore abbigliamento informale, perché io nel mio armadio a un certo punto, settimane fa, mi sono resa conto che ho soltanto piumini, quindi insomma il parka, piumini lunghi, corti, però insomma tutte cose abbastanza pesanti. A livello di cappottini ne ho soltanto uno grigio, pur essendo io una che ha usato i cappottini per tanto tempo, adesso me ne ritrovo soltanto uno grigio, gli altri due gli ho fatto fare una brutta fine, vabbè lasciamo perdere, e quindi volevo implementare, volevo aumentare il numero dei cappottini, non volevo buttarmi su una cosa scura, quindi né un cappottino nero né un cappottino blu, volevo un colore, un cappottino militare, e sono stata soddisfatta dal sito della Superdry perché l'ho trovato sul sito della Superdry. Lo faccio vedere, comprato al 50% di sconto. Anche questo è un verde militare esattamente come lo volevo io, ma magari io l'avevo visto mesi prima e mi era rimasto in testa sta cosa, non lo so. Comunque, verde militare è un cappottino corto perché arriva praticamente a metà della coscia, quindi sopra il ginocchio. E i bottoni sono questa fantasia qui è abbastanza seriosa. Vi metto poi l'immagine che riesco a trovare direttamente sul sito, così lo vedete comunque sia meglio. Ci sono due tasche davanti, belle grandi, e l'interno, come è tipico dei prodotti della Superdry, è comunque sia è fatto bene, ecco, le cuciture, la fodera, è fatto molto molto bene, sia dentro che fuori. Averlo preso al 50% di sconto mi fa piacere perché insomma qualcosina ci ho risparmiato. Questo veniva, adesso vi dico, veniva 116 euro e io l'ho pagato 63 euro, una roba del genere. E mi piace, mi piace, mi piace, mi piace tanto. Vi faccio vedere anche il dettaglio della manica. Mi piace tanto. Ultimissimo acquisto che ho fatto con i saldi quest'anno è una borsa
Ed è una borsa, volevo una borsa da abbinare io ho due paia di stivali marroni e nessuna borsa da abbinarci. Quindi volevo una borsa marrone da abbinare agli stivali, anche per dare tregua alle due borse di Zara che sto usando, ma proprio le sto proprio consumando, quindi volevo un'alternativa. E anche questa l'ho trovata su Zalando. La borsa è questa qua. La marca si chiama Even and Odo, Odd, una roba del genere, ve lo scrivo poi sotto. È fatta, l'ho pagata, scontata, 16 euro. Però è fatta veramente, veramente, veramente bene. Le cuciture, il materiale, è foderata dentro, ci sono le tasche, queste senza cerniera, e poi ce n'è una con la cerniera. Ecco il sole che torna adesso a fine video, poi dici uno si incazza. Questa va portata a braccio, così, oppure se ci passa, la potete tranquillamente mettere anche a spalla. Con il cappotto, per esempio, io penso che potrò tranquillamente usare la spalla perché la manica del cappotto non è gonfia e cicciottosa, quindi insomma ci passa tranquillamente. Questa è una bella borsa marrone, poi per 16 euro ho detto sì, dai, la prendo, vediamo questo Zalando com'è, se funziona, se non funziona, e devo dire la verità, mi sono trovata veramente bene. Io spero, non so, di avervi dato delle buone idee, perché tutto quello che vi ho mostrato è ancora tranquillamente in vendita, potrebbe anche essere che lo trovate ancora più scontato, perché sono passate delle settimane da quando le ho comprato io. Quindi magari i saldi stanno anche iniziando ad aumentare. E quindi spero di avervi dato delle idee. E basta. E basta. Ci vediamo in un prossimo video. Tutto quello che volete dirmi, scrivetemelo qua sotto. Se siete capitati qui sul mio canale in questo video per caso, mi raccomando, iscrivetevi perché a me fa piacere. Ci vediamo in un prossimo video. Grazie per aver visto il video fino alla fine. Un bacione a tutti quanti. Ciao.